Ciao a tutte ragazze, eccomi qua con un nuovo video, finalmente c'è un pochino più di fresco, si respira un po' di più, quindi riesco a fare questi video di fronte alla mia finestra, che mi piace tantissimo la luce che fa, che non è artificiale, è naturale. E niente, vi volevo far vedere i prodotti che ho finito nel mese di luglio e di agosto. Allora, iniziamo subito. Ho terminato il detergente delicato all'Achillea per viso e corpo di Mater Natura. Vi dirò in questo video anche se i prodotti mi sono piaciuti o non mi sono piaciuti, come l'altro video. Ovviamente, come già sapete, tanti vi dirò che mi sono piaciuti, perché quelli che non mi piacciono non riesco a finirli. E questo mi è piaciuto perché comunque Mater Natura non ha profumi forti, è molto delicato, sulla pelle mi sono trovata molto bene, anche proprio per lavarmi il viso, insomma, buono, buonissimo questo. Poi ho terminato questo che già avevate visto nell'altro video, mi ci sono trovata bene, infatti li ho riacquistati diversi, e è lo shampoo lavaggi frequenti alle olive della Tess, buonissimo, non mi dà prurito alla cute, è uno, penso, degli shampoo migliori in assoluto. Mi deterge bene i capelli, ma allo stesso tempo non me li secca, però me li sgrassa, insomma, è buono. Ve lo posso dire, adesso ve ne posso parlare anche meglio, perché l'altra volta, in quell'altro video, insomma, avevo usato solamente una boccettina, quindi tre lavaggi, visto che ho i capelli lunghi, insomma, non è che ne avevo usato molto. Invece adesso ve ne posso parlare, visto che ne ho usati diversi. Questo non è l'unico che ho terminato, adesso vi ho solo una boccetta, ma mi pare di averne finiti insomma diversi in questi mesi. E è uno shampoo veramente ottimo, ingredienti naturali, insomma, è buonissimo. Poi questo è l'acqua micellare della Nivea. Come già vi avevo detto, ho iniziato, anzi ho quasi finito, guardate. Questo non è nei prodotti finiti, ma quasi, penso che il mese prossimo ci sarà. E, come vi avevo detto, avevo iniziato questa della Garnier, ho finito questa della Nivea. Questa, più che altro della Nivea, l'ho portata in viaggio perché boccetta un po' più piccola mi rimaneva più comodo e mi piacciono in ugual modo. L'unica differenza mi sembra che quella della Garnier strucca un po' di più. Forse è un pochino più forte, è un po' meno delicata rispetto a questa qui, però strucca di più. Questa buona comunque, strucca leggermente meno. Io sempre devo usare questo, come già vi ho detto, per gli occhi. Anche questo tra un po' sarà nei prodotti finiti, ne manca veramente poco. Poi eccolo, questa è un'altra boccetta di quelli che vi dicevo, insomma, degli shampoo. Quindi ecco, posso darvi un'opinione abbastanza corretta riguardo a quelli, visto che ne ho usati diversi. Poi ho finito questo, che è un latte fluido vellutato autoabbronzante viso e corpo della L'Oreal. Mi piace tantissimo, è uno degli autoabbronzanti che mi piacciono di più, però per l'appunto non riesco più a trovarlo. Quando mi piace tanto tanto una cosa, poi non riesco più a trovarlo, sono sfortunata. Infatti l'ultimo che ho preso ho dovuto prendere della Garnier, mi piace uguale, ma non come questo. Questo qui, vabbè, io ho un incarnato abbastanza scuro, come vedete non ho preso sole, quest'anno non sono andata al mare, non ho fatto niente, prima ho lavorato e basta, e quindi non ho, diciamo, ho preso un po' di sole così all'aria e ho fatto tipo un paio di lampade, tanto per non essere proprio bianca, e mi mettevo questo latte vellutato, soprattutto dopo che avevo preso un pochino di sole, dopo che magari avevo fatto una passeggiata all'aria aperta o dopo che avevo fatto una lampada, per dare quel colorino in più, ed è fantastico, non macchia, il colore è molto bello perché è bronzato, non è arancione come in genere sono gli autoabbronzanti, ed è graduale, quindi non è che uno lo mette una sera e il giorno dopo è marrone o arancione proprio in naturale, ma è graduale, nel senso che dà poco 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 quel colorino una volta che uno lo mette, cioè più volte uno lo mette più si abbronza, tra virgolette, bronza. Ho preso quello della Garnier e non mi fa lo stesso effetto, è buono,
però il colore mi sembra un po' meno naturale, mi piaceva di più questo. Mi avevano detto di provare le gocce magiche della L'Oreal, io penso di essere l'unica persona a cui non fanno effetto, avrò un pH della pelle strano io, però a me quelle proprio non mi funzionano. Poi ho finito la lacca Nivea Diamond Gloss Care, che è quella lì che ha l'effetto diamante, insomma nel senso un pochino brillante, e questa già mi sembra che questa ve l'avevo fatta vedere, mi piace molto, l'acquisto sempre, ormai è qualche anno che uso questa. Poi ho terminato bagno doccia rilassante alla lavanda di Maternatura, mi piace molto anche questo, ha profumazioni molto particolari Maternatura perché non ha profumi, ad esempio le profumazioni di Yves Rocher mi piacciono molto di più, ci sono marche che sono molto più profumate, però comunque ogni tanto alternarle secondo me fa bene perché qui non ci sono profumazioni proprio all'interno, cioè la lavanda si sente proprio l'odore della lavanda. E quindi sono profumazioni particolari che non a tutti piacciono, però che non fanno male. E quindi secondo me ogni tanto andrebbero usate anche dei prodotti che, anche se non sono super profumati, però sono un po' più delicati, soprattutto per la nostra pelle. Poi ho terminato acqua di Monoi, che anche questa, mamma mia, c'è un odore buonissimo per l'estate, mi piace tantissimo di Yves Rocher e la ritengo anche abbastanza naturale come acqua. E io devo dire che a volte l'ho usata come acqua rinfrescante e profumata, ma proprio messa dappertutto, nel senso anche come deodorante, mettevo solamente questa qui quando andavo di corsa, che uscivo dalla doccia, e poi mi sembra che anche questa già ve ne avevo parlato nell'altro video, perché mi pare che insomma in questi mesi estivi l'ho usata nei prodotti finiti di giugno, mi pare, io giugno, luglio, agosto all'incirca ho usato comunque più o meno i soliti prodotti. Poi ho finito mascara occhioni, questo mi piace molto, anche questo già ve ne avevo parlato, mi piace tantissimo, penso il mascara che mi piace di più in assoluto, infatti come c'è scritto qui natural volume è proprio l'espressione giusta, perché dà un volume alle ciglia, un bel volume naturale, e mi piace tanto e le utilizzo tantissimi questi, proprio tanti tanti. Poi ho finito nuovamente questa, che anche questa è un altro prodotto che, ecco che è cascato un pezzo, è un altro prodotto che ho usato, insomma penso che userò per parecchio tempo, è la Velvet Matte Flat Perfection, Velvet Matte della Neve Cosmetics, e la cipria di cui già vi avevo parlato, che è opacizzante e lunga, insomma lunga tenuta, nel senso che dura veramente 24 ore, mi mantiene bene il trucco, parto la mattina, a volte torno alla sera o torno a pranzo e ce l'ho perfetto, a parte che a me il trucco non mi va via, però comunque insomma è buona. Poi ho finito questi deodoranti della Nivea che mi piacciono tanto, e questi pure sono sempre prodotti che ho usato anche nei mesi indietro, e quindi già avete visto nel video indietro, che comunque sono buoni ma non hanno un buon inci. Sto cercando altri deodoranti che mi facciano lo stesso effetto, però che abbiano un inci migliore, quando lo troverò ve lo dirò. Poi ho terminato questo, ovviamente non l'ho finito in questi due mesi, ma mi pare un anno se non più che ce l'ho, e è lo sgrassatore per le unghie. Questo è un prodotto che io in genere ordino su internet, questo è della Royal Niles, non so, l'ho riacquistato adesso, non mi ricordo che marca ho preso, ed è un litro e serve per sgrassare le unghie, pulire i pennelli, insomma tutto ciò che riguarda la ricostruzione unghie. È veramente buono e il prezzo non è eccessivo, perché comunque mi pare pago tutti 4-5 euro quello da un litro, che niente veramente, e non brucia. Poi ho terminato, sempre che riguarda le unghie, la colla per unghie, sempre riguardante le unghie ho terminato il top coat. E questo insomma lo utilizzo molto spesso, sia quando faccio la ricostruzione che anche quando mi metto lo smalto normale, perché con il top coat sopra poi insomma non mi si sbeccano, rimangono sempre abbastanza abbastanza carine le unghie. Poi ho finito questa, che non trovo più il tappino, che è la maschera di Maternatura, e questa qui, allora questa l'avevo usata anche a giugno, infatti era anche tra i prodotti finiti di giugno, però questa qui
Non l'ho ripresa, cioè l'ho usata a giugno, l'ho ripresa a luglio, per agosto non l'ho ripresa, ho usato altri tipi di balsami e di creme perché è buona, però ho notato che a usarla spesso mi si ingrassano troppo i capelli, quindi forse la devo usare ogni tanto, proprio quando ho molta secchezza sulle punte, allora magari ne utilizzo qualche volta, poi la lascio da parte, poi la riprendo perché ho notato che già col secondo barattolino mi si ingrassavano troppo i capelli, quindi ecco, per chi ce li ha molto molto secchi può andar bene, per chi ce li ha un po' misti, un po' grassi come me, consiglio di alternarla o di usarla giusto proprio come impacco ricostruttivo qualche volta e basta. Poi non mi ero accorta che avevo un altro occhioni, un altro mascara occhioni, che vi dicevo che ne uso tanti. Poi ho l'eyeliner di Deborah, questo qui che già mi avete visto sia in un tutorial di trucco che in altri prodotti finiti, che mi ci trovo tanto tanto bene, a un prezzo economico e non potrei farne a meno perché o purtroppo o per fortuna non lo so, però per me il mio occhio senza eyeliner non mi dà lo stesso effetto. Secondo me la cosa basilare nel mio occhio è l'eyeliner e il mascara, poi tutto il resto ok, però io senza eyeliner penso che non riesca ad uscire. Poi ho terminato dei profumi, vabbè, la Iodeima che ormai sapete che amo, che vendo al negozio, che mi piace tantissimo. Ho finito Arpinia Piccolo, che è quello che corrisponde a J'adore, che è molto buono. Le ragazze mi hanno chiesto se potevo provare a descrivere i profumi, fare un video e provare a descrivere i profumi in modo che nell'acquisto loro, logicamente acquistandoli su internet, insomma uno non sa che profumazione ha, però è molto difficile. Secondo me, ad esempio Arpinia e J'adore, magari andate in una profumeria, sentite J'adore e sapete che profumo ha. È un profumo fresco, floreale e fruttato, è un po' misto, non sono tanto definiti, quindi insomma è meglio che andate a sentire in una profumeria e poi magari acquistate dalla Iodeima la corrispondenza del profumo, che poi tra l'altro secondo me non sono dei dupe, cioè non sono dei doppioni. Secondo me la Iodeima è la Iodeima, nel senso che fa le loro profumazioni, che poi prendono l'essenza del profumo, che già in commercio è un altro discorso, però secondo me loro sono una cosa a parte, non sono dei dupe, perché sono più resistenti di quelli originali, veramente. Poi ho finito questo qui di Pupa, che è veramente buono come profumo, l'ho pagato pochissimo, guardate carina anche la confezione, con la bocca il rossetto qua sopra, infatti questa penso che non la butterò adesso, vedo. E io questa l'avevo presa, l'avevo pagata poco perché era in sconto, mi piaceva molto la confezione e regalavano insieme delle cuffie fucsia molto carine, mi sembra che l'avevo pagato sui 23-24 euro e me lo sono portato via, insomma d'estate, una cosina piccola, comoda, è fresco, è molto 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 buono come profumazione. Ecco qua, questi sono i miei profumi che ho, vedete, terminato in questi due mesi, e ripeto che non sono tutti perché già vi ho detto che tendo a buttare subito quello che finisco, però insomma la maggior parte, le cose più importanti le ho tenute. Spero di esservi stata utile, spero di avervi fatto un po' compagnia, ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacione. Muah!